qual è secondo voi l'optional per la nostra automobile più utile per la nostra sicurezza alla guida? Beh, a mio parere si tratta, senza ombra di dubbio, della retrocamera. Semplicemente perché ci permette di vedere cosa c'è dietro di noi, o meglio dietro la nostra autovettura, e di parcheggiare con relativa calma e sicurezza. Specialmente se consideriamo, lo vedete anche voi, quanto sono grandi i montanti posteriori su buona parte delle auto moderne, e che limitano davvero tanto la visibilità posteriore. Il problema è che non tutte le auto sono provviste di questo accessorio, della retrocamera, specialmente quelle più vecchie, ma anche quelle più recenti, dove si trova molto spesso, anzi quasi sempre, come optional da acquistare separatamente. Io credo che invece dovrebbe essere montato di serie su tutte le auto, dove al massimo ci si limita ai sensori di parcheggio che bippano senza però darci una visuale chiara degli ostacoli attorno a noi. Sono sì utili, ma la retrocamera è meglio. Quindi, se la nostra auto non è provvista di retrocamera, cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo mettere l'anima in pace e dimenticarcela? Beh, no ragazzi, perché oggi esistono delle soluzioni non cablate, wireless, che permettono di installare una retrocamera in 5 minuti e senza far passare nessun cavo dall'abitacolo, che vada quindi fino alla targa, bucando addirittura il paraurti posteriore, plastiche e metalli vari. E nonostante la mia auto sia dotata di retrocamera a 360 gradi, ovviamente l'ho acquistata come optional, beh, sto testando per voi una retrocamera wireless, ovvero questa Autovox Solar One, Solar 1. Ovviamente non abbiamo cavi per la retrocamera, ma abbiamo un singolo cavo di alimentazione per il display da montare nella cabina, nella parte anteriore della nostra automobile. Io direi sotto il parabrezza, dato che è fornito già di una comoda ventosa per applicarlo. Comunque abbiamo il cavo di alimentazione che arriva all'accendisigari e che risulta facilmente occultabile. La retrocamera in sé invece si incolla in 2 secondi nella parte superiore della nostra targa tramite il suo biadesivo. Ok, io ora l'ho incollata un po' alla buona. Ovviamente non posso circolare in queste condizioni. Per un lavoro fatto bene vi basterà svitare le 4 viti della targa e incollare la retrocamera direttamente in mezzo alla targa. Si tratta ovviamente di una cam impermeabile, quindi anche se dovesse piovere, se dovesse bagnarsi, non c'è nessun tipo di problema, e la sua autonomia con una singola carica arriva ai 2 mesi di utilizzo, mica male. La ricarica avviene in 2 modi. Quello più semplice prevede di utilizzare un cavo micro USB, magari da una power bank, e inserirlo nel connettore. Il secondo metodo per ricaricare questa retrocamera, che è sì più lento ma più funzionale, pensate a quante volte lasciate la vostra auto all'aperto sotto al sole, beh, è semplicemente quello di parcheggiare la macchina all'aperto, poi il pannellino solare penserà al resto. Ok, abbiamo montato tutto molto semplicemente, ma ora come attiviamo la retrocamera? Beh, tramite questo, un piccolo tastino, un pulsantino wireless che potrete incollare sempre tramite il biadesivo sulla vostra plancia. Una volta premuto questo tasto, il display andrà ad attivarsi in 2-3 secondi, mostrando tutto quello che abbiamo dietro di noi. Un bel display da 5 pollici, luminoso, con diverse impostazioni, sia per la luminosità, il contrasto, la modalità specchio. Possiamo anche regolare la grandezza delle linee di parcheggio o disattivarle del tutto. Il ritardo del segnale video registrato dalla retrocamera inviato sul display a bordo della nostra automobile è davvero nullo. Io non ho avuto nessun problema sotto questo aspetto. Considerate che io utilizzo una Peugeot 208, una macchina non molto grande, lunga poco più di 4 metri, ma Autovox dichiara che questa retrocamera si può montare tranquillamente, senza nessun problema di ritardo del segnale video, anche su veicoli molto molto lunghi. Per la precisione, su veicoli lunghi fino ai 32 metri, quindi si può installare anche su camper, camion e tutti quei veicoli dove le manovre di parcheggio sono solitamente molto più complesse rispetto a una vettura piccolina come questa. Invece la qualità video della cam non è nulla di eccezionale, in linea comunque con la qualità delle retrocamere che troviamo di solito sulle nostre automobili. In compenso però si vede davvero molto bene anche con scarsa luminosità ambientale. In conclusione ragazzi, consiglio l'acquisto di questa bella retrocamera wireless della Autovox a chiunque sia sprovvisto di una retrocamera sulla propria
automobile, perché credetemi, una volta che ne provate una non potete più farne a meno, e che per montarlo non vuole trapanare la carrozzeria. Si monta in 5 minuti senza particolari problemi, basta un cacciavite per svitare ed evitare la targa, funziona molto bene, la batteria dura tantissimo, fino a 2 mesi, si ricarica grazie alla luce solare e, cosa più importante, migliora tanto, ma davvero tanto, la sicurezza alla guida. Se volete acquistarlo, beh, vi lascio il suo link d'acquisto con eventuali coupon qui sotto in descrizione video. Io l'ho acquistata da Amazon per poco meno di 150 euro, è un prezzo che a mio parere è più che giustificato dalla qualità del prodotto. Ok ragazzi, questo è tutto, ora però voglio sapere voi cosa ne pensate di questa retrocamera wireless. Vi piace, non vi piace, vi interessa oppure no? Ne avete già montata una, o sulla vostra automobile avete già una retrocamera di serie o montata come optional? Beh, parliamone qui sotto nei commenti, e per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. In descrizione video trovate anche il link per entrare nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, dove pubblico giornalmente offerte sempre aggiornate su questo prodotto e tantissimi altri. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E detto questo, io ora vi saluto augurandovi buona guida in sicurezza, occhi sempre sulla strada, mi raccomando, e noi ci vediamo al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su AddX2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!